Ciao, oggi vi farò vedere come fare delle torte a piani. Naturalmente questo vale solo per le torte di grandi dimensioni, invece quelle più piccoline si possono mettere una sopra l'altra, non ci sono problemi. Il problema invece si può avere per le torte di quelle più pesanti e quindi quelle più grandi, perché naturalmente hanno bisogno di un supporto che le mantiene, altrimenti possono quella superiore può schiacciare la torta inferiore. Quindi, prima di tutto, si devono coprire le due torte in modo separato. Quando sono pronte, a quella più piccola si mette un cartoncino come questo o un vassoio e poi si taglia poco più piccola della circonferenza della stessa torta. Questa carta da forno è della stessa circonferenza di quella piccola. La vado a posizionare al di sopra della torta grande. Prendo un piolo e lo faccio entrare dentro la torta, proprio qua. Così. Disegno qua con una penna e delicatamente lo faccio uscire di nuovo. Taglio il piolo poco più sotto di dove ho fatto l'incisione con la penna. Quindi adesso vado a tagliare altri due pezzettini come questo, perché in totale ce ne servono tre. Adesso ho tre pioli tagliati della stessa misura e dobbiamo andarli a mettere dentro la torta. Se controlliamo di nuovo, quindi uno va qua, uno qua e uno qua. Adesso che tutti e tre i pioli sono stati messi, vado a mettere un po' di glassa reale per nasconderli. Questa glassa reale ci servirà anche da collante per la torta sovrastante. Alla fine si può mettere la torta piccola sopra quella grande, cercando di metterla più al centro possibile. Ci sono due o tre cose ancora che volevo dirvi, e cioè che le torte devono essere perfettamente dritte, altrimenti risulteranno storte, e quindi anche i pioli devono essere tagliati tutti della stessa lunghezza. Dovete essere attenti, altrimenti anche qui in questo caso le torte diventeranno storte. E poi un'altra cosa è che naturalmente più le torte sono grandi, più sostegni dovete mettere all'interno, magari anche qualcuno al centrale.